Il Presidente della Giunta regionale Eugenio Giani è intervenuto in Consiglio sull'inchiesta Andrangheta in Toscana e ha comunicato che la Regione si costituirà a parte offesa nel procedimento penale sulle presunte infiltrazioni mafiose nel traffico illecito dei rifiuti nel distretto conciario di Santa Croce sull'Arno e ha proposto l'abrogazione dell'emendamento del 26 maggio 2020. Il lungo dibattito sull'inchiesta che ha inoltre visto l'approvazione della proposta di risoluzione presentata dal PD, primo firmatario Ceccarelli, a proseguire con la massima celerità con tutte le azioni necessarie a verificare se dagli ipotizzati comportamenti malavitosi sia conseguita una contaminazione dei terreni e delle acque in tutti i territori potenzialmente interessati, respinti invece altri atti di indirizzo presentati da Movimento 5 Stelle e Fratelli d'Italia. Come giunta abbiamo risposto con una mia relazione più generale, una più specifica di Monia Monni su tutto quello che è stato il comportamento e l'agire degli uffici in questi ultimi tempi con tutta una sequela di atti che dimostrano come indubbiamente vi sia stato un atteggiamento di rigore, di correttezza. Personalmente ho cercato di evidenziare che sulla base dei fatti la Regione Toscana si costituirà parte offesa e quindi con determinazione e chiarezza sarà al lavoro, accanto a quello che sono le indicazioni dei magistrati, a cui va la nostra piena fiducia, accanto a quello che è il lavoro che viene complessivamente svolto per accertare eh, la correttezza degli atti e dall'altra parte eh, mi, essere, mi sono sentito di proporre che per evitare qualsiasi fraintendimento interpretativo quell'emendamento approvato il 26 di maggio sia revocato e quindi abrogato, visto che poi nella hanno in corso non ha prodotto effetti perché gli uffici hanno continuato a interpretare secondo le disposizioni nazionali, così come la gerarchia delle fonti in materia ambientale le propone, eh, sovrentese naturalmente a quelle che possono arrivare dal livello regionale. Visto che non ha prodotto effetti in un anno, eh, tanto vale approvarlo e lunedì noi faremo partire l'iter eh, attraverso una delibera di giunta. La regione ha regolato. La Regione ha controllato, la Regione ha diffidato, ha regolato nel momento in cui eh, ha, fin dal 2004, affrontato il problema eh, di una maggiore sostenibilità con eh, l'accordo di programma che ha coinvolto le amministrazioni locali, le imprese, il Ministero dell'Ambiente per la realizzazione di quello che in molti definiscono il tubone, quindi la creazione di un impianto misto per lo smaltimento. Eh, delle acque reflue sia provenienti dalle aziende sia provenienti invece dalle abitazioni eh, civili. Nel momento in cui ha ereditato le competenze dalle province eh, ha sottoposto eh, le autorizzazioni eh, all'AIA e ha fatto fare la valutazione di impatto ambientale. Quindi è stata molto rigorosa, eh, ha diffidato perché... Questa indagine probabilmente è partita da eh, un rilievo che ha fatto l'ARPAT in relazione allo smaltimento di un altro tipo di rifiuto, quello appunto che poi eh, prevede la creazione del cosiddetto Che, quindi queste polveri, questi fanghi che poi eh, come dire, vengono smaltiti ha detto che non potevano andare direttamente in situazioni di riciclo nell'ambiente ma dovevano essere depositati in eh, discarica e da lì probabilmente è partita questa indagine la magistratura nella quale noi riponiamo la massima fiducia e, e, e lì abbiamo eh, subito come regione anche un ricorso che addirittura è arrivato fino al Presidente della Repubblica ma ha visto eh, l'attività la, e la posizione rigorosa della regione eh, pre prevalere e Poi non si è limitata a questo perché ha cercato anche di aiutare uno che è eh, uno dei distretti di maggiore eccellenza che abbiamo in questa regione. Perché nel momento in cui cioè, ha eh, posto eh, diciamo, questi stop all'utilizzo del CEU, dove poi invece probabilmente è stato eh, destinato in maniera illegale, ha anche individuato una discarica dove si poteva. Andare, per non lasciare nella difficoltà gli operatori. Ovviamente qualcuno ha fatto scelte diverse, probabilmente per avere dei minori, dei minori costi. Però ecco, eh, non si può assolutamente dire che da parte della Regione non ci sia stato rigore, attenzione e, e credo che chi dice che magari si poteva fare di più sempre si può fare di più. Ma credo che abbiamo, eh, come dire, eh, tutti gli atti a posto. Ma il motivo per cui andremo a ripristinare la legge 20 è soprattutto il fatto di non vedersi eventualmente annullare un impianto legislativo sul quale si basa la possibilità di avere impianti misti come quello che hanno presupposto un lungo percorso di collaborazione e di investimenti tra pubblico e privato che hanno coinvolto gli le istituzioni locali, la regione, le imprese, il Ministero dell'Ambiente, che ha visto anche ulteriori modifiche e integrazioni con una rivisitazione che è stata fatta nel marzo del 2019, che prevede ulteriori milioni di investimenti anche da parte dei privati per andare sempre verso una sostenibilità maggiore nelle lavorazioni del distretto e nel trattamento delle acque reflue. Ecco, questo è quello che sta facendo il Partito Democratico, noi ci auguriamo di poterlo fare con una vasta unità perché la Toscana è la Toscana di tutti e quindi eh, esagerare nelle speculazioni politiche, ricercare una visibilità mettendo a rischio l'immagine della Toscana ci sembra sbagliato. Gianni è venuto in aula perché noi abbiamo richiesto la comunicazione con ben 15 domande. Alla metà lui di fatto non ha assolutamente risposto e nelle altre si è limitata a risposte molto blande. Noi dal Presidente della Regione ci aspettiamo un atteggiamento diverso, soprattutto su fatti così gravi. Lui deve venire e deve essere chiaro in Aula perché eh, portare chiarezza all'Aula significa portarla anche ai cittadini toscani. Questa comunicazione arriva due settimane da quando siamo stati resi dotti, purtroppo, di questa eh, inchiesta a livello regionale. Due settimane in cui il Presidente di Regione è stato zitto. Questo per noi è inaccettabile perché eh, leggiamo giornalmente e vediamo sulle TV tutte le notizie che riguardano questa vicenda che ancora è ben lontana da, risolvere, da essere risolta. Sappiamo che eh, ci sono dirigenti regionali che sono indagati, abbiamo chiesto cosa intende fare eh, il Presidente con eh, il suo capo di gabinetto, lui dice che ha avviato una procedura, ma noi gli abbiamo letto qual è il regolamento, basta semplicemente eh, rimuovergli l'incarico e fargli cessare il, eh, di fatto il lavoro qui in Regione. Abbiamo richiesto la tutela ambientale e la salvaguardia del nome del distretto conciario, perché non è giusto che per pochi ci rimetta un settore che è un fiore all'occhiello della Toscana. Chi ha sbagliato, se ha sbagliato deve pagare. Tutti gli altri devono essere tutelati perché si tratta di posti di lavoro e si tratta di un comparto troppo importante per noi. Sul tema ambientale invece dobbiamo per forza ravvedere che ancora non ci sono state date notizie su come si intende agire. Però c'è necessità di agire velocemente, altrimenti quei rifiuti che sono sui territori rischiano poi di creare un vero problema dal punto di vista ambientale e anche della salute dei nostri cittadini. Quindi continueremo a chiedere quelle cose a cui non abbiamo ricevuto risposta all'interno della commissione d'inchiesta che abbiamo chiesto insieme a tutto il centrodestra, perché riteniamo che portare avanti la strada della legalità, della chiarezza e della correttezza sia il minimo di quello che si può fare quando si siede all'interno delle istituzioni. E il Presidente Gianni speriamo che chiarisca meglio rispetto a quello che ha fatto in Aula le sue posizioni eh, nelle prossime ore, perché avere un Presidente eh, significa eh, anche avere la responsabilità di tutti i cittadini della Toscana e abbiamo chiesto a lui di mettere al centro la sua onorabilità anche per la prosecuzione di questo mandato e purtroppo eh, ad oggi devo dire che le sue risposte probabilmente sono state, state scritte da un bravo legale ma non certo da un bravo politico. La, la faccenda dell'emendamento, io ricordo, ero in aula quel giorno, le opposizioni non l'avevano. Lo stesso Gianni, che era Presidente del Consiglio, diede lettura dell'emendamento e fece anche l'illustrazione. Lo mise in votazione nonostante le opposizioni chiedessero di averlo e di poterlo visionare. Le opposizioni non votarono e quell'emendamento è passato perché Gianni l'ha messo in votazione, lui poteva tranquillamente aspettare, a metterlo in votazione, farcelo vedere, poterlo visionare e allora non sarebbe finito in legge. Certo che siamo favorevoli a rimuoverlo, però eh, dobbiamo anche eh, ricordare come è stato portato in aula e come è stato votato quell'emendamento. È stato votato solamente dalla maggioranza. Questa inchiesta della Direzione Investigativa Antimafia di Firenze ha sviluppato due differenti, eh, due differenti discussioni. La prima riguarda le presunte infiltrazioni mafiose in Toscana. Intanto oggi l'Aula ha riconosciuto, tutte le forze politiche hanno riconosciuto che purtroppo la mafia esiste anche in Toscana, la mafia esiste in Toscana e si fa sentire. E questo è già un primo traguardo, visto che una settimana fa la maggioranza si era rifiutata di approvare la richiesta di Fratelli d'Italia che chiedeva di istituire una commissione permanente antimafia. Quindi un primo passo avanti lo abbiamo fatto. Riguarda, questa è la prima parte, la prima discussione riguarda il procedimento che la magistratura sta portando avanti e che alla fine dovrà dirci se nella nostra regione esistono degli assassini perché non esiste un altro termine per poter etichettare persone che in cambio di qualche euro hanno scelto di sotterrare sotto il nostro suolo migliaia e migliaia di tonnellate di rifiuti tossici, condannando a morte di fatto tre generazioni minimo di cittadini toscani. La seconda invece discussione è una discussione tutta politica e non può il Presidente Gianni... Non può la maggioranza trincerarsi dietro il la magistratura deve fare il suo corso. Perché la seconda discussione, che è quella sull'esistenza o meno di legami tra dei centri di potere e la politica, è una discussione tutta politica. E deve essere fatta e affrontata nella sede più naturale, che è l'assemblea che rappresenta tutti i cittadini della Toscana. Cioè, noi vogliamo sapere. Se in Toscana esistono dei centri di potere, che siano i conciatori di Santa Croce o che siano chi vogliono, ma dei centri di potere che decidono al posto dei cittadini chi fa l'assessore, chi fa il dirigente in Regione Toscana, che scrivono leggi, che consegnano poi a dei consiglieri che le presentano senza neppure sapere cosa c'è scritto dentro, che vengono votate in maniera anche poco trasparente. Questo lo vogliamo sapere dalla politica, non dalla magistratura. Le risposte che sono state date oggi alla richiesta di comunicazione sono state per lo più tecniche e molto poco politiche. Invece, quelle politiche erano quelle che secondo noi il presidente Gianni doveva dare in questo momento. Perché quello che viene ricostruito dalle intercettazioni e dalle fonti di stampa appare essere drammatico, per il modo in cui. Eh, la maggioranza che attualmente ha il governo e che lo era negli anni scorsi sembra gestire la politica e i suoi rapporti con il territorio, le aziende, le imprese e quant'altro. È gravissimo perché apre dal punto di vista istituzionale una sfiducia incredibile da parte dei cittadini e soprattutto perché il risultato di tutto questo è che oggi in Toscana siamo consapevoli di camminare in strade e terreni profondamente inquinati. E soprattutto che sono stati oggetto delle attenzioni delle mafie. E questo vorrebbe dire che tutto l'elenco delle attività fatte dalla Regione Toscana in questi anni e di cui anche il Presidente Gianni ha parlato, di fatto allora sono state inutili e che i dossier che vengono fatti in cui ci denunciano cosa riesce a fare la criminalità organizzata e le mafie in Toscana non vengono ascoltati o forse presi sul serio. E questa è forse la cosa più grave. Noi non riusciamo a dare garanzia ai cittadini per quello che succede. E se davvero dovesse emergere, cosa che mi auguro non accada mai, che ci sono delle relazioni più profonde tra la politica e mafia o criminalità organizzata, allora esattamente un minuto dopo questa giunta dovrebbe cadere. Intanto una presa di posizione forte da parte nostra, di solidarietà alle persone ovviamente indagate, alle loro famiglie, massima fiducia nella magistratura, bene che indaghi se qualcuno ha violato le norme. Abbiamo constatato questa storia molto dolorosa che ci dimostra che la mafia esiste, esiste in Toscana, in Italia come nel mondo, è molto forte, serve una politica più forte, in grado di contrastare le mafie, serve una politica ambientale molto attenta alla salute dei cittadini e serve una politica in grado di rappresentare i sistemi economici ma mai di farsi condizionare dagli stessi. Serve che la politica appunto ricopra un ruolo straordinario, questo ho chiesto come monito al Consiglio regionale, bene che la Toscana si sia definita parte offesa, a mio Avviso è parte offesa anche il Consiglio regionale semplicemente per il semplice fatto di pensare che un'attività legislativa possa aver aiutato qualcuno perché non ha aiutato nessuno e quindi, bene, come ho condiviso quello che ha detto il Presidente Gianni del fatto di eliminare un emendamento, se anche questo può destare un semplice dubbio all'interpretazione diciamo di una norma perché la Toscana è sempre stata molto attenta alle questioni di carattere ambientale. I funzionari dell'ARPAT sono funzionari di altissimo valore che hanno sempre tenuto. Alta l'asticella dell'attenzione ambientale, quindi si ripresenterà nei prossimi anni l'opportunità di fare scelte importanti questioni economiche, questioni di salute. È una dicotomia che viaggerà per tanti anni insieme, ma soprattutto servirà una politica in grado di fare scelte con qualità, competenza, con forza e con un ruolo nuovo al quale, a mio avviso, tutta la Toscana è chiamata, perché la Toscana è terra di diritti, di doveri, di lavoro, di solidarietà e soprattutto di e uguaglianza. L'uguaglianza è un obiettivo che ci consente di tutelare i più piccoli, i deboli, al cospetto dei più forti e noi sappiamo le organizzazioni mafiosi sono organizzazioni forti e quindi serve una politica forte in grado di tutelare tutti i cittadini toscani. Come Forza Italia abbiamo sempre sostenuto che fino al terzo grado di giudizio si è tutti innocenti. Non è perché cambia il colore politico di un indagato, perché cambia il nome, cambia la nostra idea. La coerenza è quella che ci appartiene e ci apparterrà fino in fondo. Per questo motivo anche oggi in aula abbiamo ribadito alcuni concetti. Il primo è che si è tutti innocenti fino a che non si dimostra il contrario. Il secondo elemento è che, con grande chiarezza, vogliamo capire quello che è successo in Regione Toscana e per questo. Primo proponente, Forza Italia, firmato da tutti i colleghi di centrodestra, abbiamo chiesto una commissione d'inchiesta sulle infiltrazioni mafiose in Toscana. Vedete, i report che ci sono stati negli anni, a partire da quello della Fondazione Caponnetto, ci mettono un campanello d'allarme. Su quel campanello d'allarme e sulla vicenda della quale abbiamo trattato oggi in Consiglio regionale noi vogliamo estrema chiarezza, vogliamo far luce, vogliamo capire quello che è successo con la tutela da un lato di un territorio importante, di un distretto fondamentale per l'economia del nostro territorio che vale 2,8 miliardi, il 15% del PIL toscano, 6.000 addetti e centinaia di imprese nel distretto conciario di Santa Croce sulla cui correttezza non vi debbono essere dubbi e se c'è qualcuno che ha sbagliato, qualcuno deve essere allontanato ma per correttezza nei confronti delle tante imprese che agiscono in maniera regolare noi dobbiamo sostenere quel distretto dall'altro capire se le procedure amministrative che sono state messe in campo dalla Regione Toscana sono state, a detta così, dell'inchiesta inquinate da infiltrazioni mafiose. Ecco perché abbiamo detto sì all'eliminazione di quell'emendamento approvato nella seduta del maggio scorso che è oggetto di una parte dell'inchiesta e proprio perché una parte dell'inchiesta è oggetto anche i lavori dell'aula all'interno dell'aula, noi abbiamo ribadito i nostri concetti, la verità processuale sarà quella che arriverà nelle aule dei tribunali, la verità politica invece è che quell'emendamento per noi deve essere assolutamente tolto, quando arriverà in aula voteremo a favore dell'eliminazione di quell'emendamento che è parte di oggetto dell'inchiesta della magistratura.